Bentornati su Real Strategy, cari strateghi e magiari. Siamo qua nell'anno 1554 con l'Ungheria. Ungheria, quarta, quinta, sesta, scusate, grande potenza. Siamo lì, siamo vicino a quelle altre posizioni. Stiamo tentando ancora di abbracciare il colonialismo. Scusate, no, volevo dire la stampa a caratteri mobili, la printing press. Ci vorrà sicuramente ancora del tempo. Ci vorrà sicuramente ancora del tempo. Togliamo la pausa nel mentre che pensiamo che cosa fare. Anzi, no. Riduciamo un pochettino l'army maintenance. Come siamo messi di force limit? Abbiamo 56 reggimenti su 82. Siamo parecchio sotto. Non voglio arrivare proprio al force limit perché voglio comunque fare. Avere un avanzo prima, un avanzo sul bilancio. Voglio accumulare soldi. Mi sarà necessario anche se non siamo più in debito. Solito evento della visita da persone losche, ci prendiamo il prestigio. Non abbiamo bisogno di gente losca noi. Assolutamente. Fammi mettere a fare favori sui nostri amici russi. Era già 75 il favore, beh. Non è come la Francia, caspita, questa Francia fa davvero paura. Guardate Venezia! Mi era sfuggito lo scorso episodio, cioè, questa Venezia potrebbe quasi formare. Beh, formare l'Italia no. Perché col cavolo che prende, credo Servatorino. Credo proprio di sì. Col cavolo che la prende la Francia. Ho un po' i miei dubbi, sono scettico. Non credo che ne sarebbero in grado, anche se volessero. Sono alleati comunque. Facciamo. No, non facciamo niente. Stiamo tenendo i soldi da parte per fare un'altra manifattura. Che sono molto forti. Molto, molto forti. Siamo in tregua con questo Commonwealth. Tregua che durerà ancora a lungo. Siamo. Non siamo più in tregua con la Boemia, però. C'è il piccolo problema che. Ah, ok. Se attacchiamo la Boemia, scoppia la guerra della Lega. Tra Lega Cattolica e Lega Protestante. Sono protestanti in Boemia, capito? Quindi non possiamo forzarci così. Mentre invece, se attacchiamo l'Austria, abbiamo la tregua. Scoppia comunque la guerra di Lega? Ma che senso ha? Mi state dicendo che in realtà gli austriaci sono schierati. Ah no, è che noi non ci siamo ancora schierati, forse. Ok, quindi in questo momento la situazione imperiale è una vera e propria polveriera. La guerra prima o poi deve scoppiare, qualcuno deve essere a farla scoppiare. Indovinate un po', non voglio essere io. Facciamo Korqua nella Malopolska. Territori molto, molto, molto ricchi. Cracovia. Quanto ha di development Cracovia? Fammi vedere. Adesso si chiama Cracco. Cracco. Come il cuoco, come lo chef. 28. Moltissimo. Oh sì. Infatti non avevamo i punti per fare quella subito core. Con calma, una cosa alla volta. Tecnologicamente tanto eravamo avanti di administrative. Non siamo così avanti con diplomatico, quindi aspettiamo. Visto che abbiamo solamente spionaggio come idee da portare avanti per adesso. Abbiamo finito le umanistiche e le difensive. Stiamo accumulando i denari. Manifattura? Fammi vedere quella più proficua. 0,70. Beh sì, è rame. Poi calerà un po' di prezzo il rame quando si inizieranno a fare con gli avanzamenti della metallurgia c'è l'evento. Il rame cala e sale il prezzo del ferro. Questo è. Allora, possiamo prendere un po' di production. 4 di development, uno in 4 posti diversi. Ma causa un sacco di sommosse e conflitti all'interno delle città. Io questa volta mi tengo contenti i borghesi. Prendiamo influenza, prendiamo fedeltà. E tutte le altre cose belle. A questo proposito. Ok, qua richiede. Dobbiamo fare un'università, non abbiamo ancora sbloccato l'università, quindi non possiamo andare avanti. La reggenza per Istvan è quasi finita. Ha 14 anni il principino. Buon per lui, buon per lui. Allora, una cosa che vorrei fare è accumulare 1000 ducati. Siamo un po' in là, però. Per fare appunto la Krakow Cloth Hall, la grande piazza dei tessuti del mercato, sostanzialmente, di Cracovia. Intanto, fammi un po' vedere. Non abbiamo neanche ancora la stampa qua a Pest. Prendiamola. Proprio hard deviamo, costa l'ira di Dio, l'abbiamo presa qua.
Adesso si diffonderà ad alta velocità in altri posti. Ad esempio qui, un po' perché il development è già alto. Esatto. In tutti questi posti qua adesso si diffonderà molto più velocemente. Qui ad esempio anche ci sono le farmlands, non abbiamo ancora sviluppato molto, quindi non costa tantissimo sviluppare. La Transdanubia ha l'editto, ovviamente, che fa costare di meno lo sviluppo. Conviene. Maria d'Ungheria, lunghissimo evento storico di Flavor, che ci spiega di questa signora che noi non abbiamo, però storicamente c'è stata. Regina di Luigi II, che è morto alla battaglia di Mohacs, quella dove gli ottomani si mangiano metà dell'Ungheria. Allora, possiamo prendere Ah, possiamo far salire lei al trono, 453 ungherese. Claim forte. Istvan è solamente 242. Oppure possiamo prenderla come consigliere, guadagnare 100 di tutti i punti. Ma in verità si fanno più soldi nell'altro modo. Esatto. Abbiamo una nuova regina. Mi sa che Istvan resterà lì ad aspettare. Ha solo 20 anni. E Istvan ne ha 15. Però genera 4 punti più al mese, sì, sono parecchi punti. Ok, prendiamoci il professionalismo qua, anche che ci costa 247 ducati. Abbiamo un nuovo consigliere morale delle armate a prezzo dimezzato e lo prendiamo? Perché conviene molto. Sia perché morale delle armate è ancora leggermente meglio di disciplina. Bah, siamo nel 1556, quindi siamo al punto dove morale e disciplina più o meno si equivalgono, a dire il vero. Però, volendo, cioè sicuramente abbiamo risparmiato. Stavo per dire, volendo possiamo promuoverlo, no? Mi sono reso conto che è di cultura Franconian. Arriva da qua, qualche parte qua. Esatto. Dov'è? Non ci sono neanche tanti di province di cultura. Comunque qua in Germania, via, via, vicino a Franco. Eccola qua una. Quindi non è di cultura accettata, non possiamo promuoverlo, la corte si arrabbierebbe. Inventore straniero, lo prendiamo, fa arrabbiare i musulmani, non importa. Un brillantissimo inventore ottomano viene alla nostra corte. Uno di innovatività. Siamo molto bassi di innovatività perché eravamo indietro con le tecnologie. Abbiamo 4.9. Adesso pian piano salirà perché non dovremmo più finire troppo indietro. Gli ottomani cosa stanno facendo? Ma per adesso sono qua molto guardinghi, pare. Quando finisce la tregua con questi? Altri 11 anni, tantissimo tempo. Quindi qualsiasi cosa facciamo fa partire una guerra di lega sanguinosissima? Tranne attaccare i turchi. È sconsigliato, mi hanno detto che attaccare i turchi fa gravemente, nuoce gravemente alla salute, però. Non voglio iniziare la guerra di lega. Chissà se io possa in futuro magari far rompere l'alleanza tra Francia e Napoli. Chissà. Ho i miei dubbi. Volevo dire tra Francia e Venezia. Adesso stavo guardando Napoli. Anche Napoli è alleato. Comunque Napoli è protestante? Ah, caspita, c'è parecchio protestantesimo in giro qua. Sta prosperando parecchio. Qua in Inghilterra sono diventati anglicani, ma erano protestanti prima. Capisco. Capisco. Bene, bene, bene così. Fammi fare. No, aspettiamo, continuiamo ad accumulare. Sindh ci dice che hanno gli elefanti. Tremiamo. Ma Sindh è. Non mi interessa molto di Sindh, possono tenere i loro elefanti. Devo fare una partita con una nazione che ha gli elefanti. Quindi in pratica dobbiamo aspettare di poter attaccare la Polonia, mi state dicendo. La Polonia non è in una lega. No, non lo è. Qualsiasi mossa imperiale causa un putiferio di proporzioni senza precedenti. Dove sei? Dove sei? No, non era Sopron. C'era quel posto esatto qua. Dobbiamo tentare di sviluppare. Tra l'altro qua sono anche protestanti, quindi va più veloce. Esatto. Sale un po' più velocemente. Ma mi sa che questi ducati li useremo per fare l'embracement. Al momento costa 1585, ma ce l'abbiamo anche solo in due province. Qua prendiamo. Sempre non voglio far calare la tolleranza verso gli eretici, visto che siamo una nazione composita. Quindi prendo sempre. È comunque l'altra opzione nel nostro caso.
Perché ci basta poco da scendere da questo 125 di Religious Unity a molto meno. Qualche evento che ci fa calare la tolleranza. Comunque provo una conversione, tanto per. Allora, fammi rialzare la maintenance. Che c'è una ribellione in arrivo. Dov'è? Separatisti del Commonwealth. Quindi su in Polonia. Andiamo a Cracovia con calma. Stiamo facendo parecchi soldi, eh. Un'altra provincia è stata convertita. Che bello, perché c'è un centro di riforma lì in Albania. Io mi converto, qua di sto passo. Non lo so, i punti papali sono sempre belli. A parte che, qual è la penalità? Visto che il Concilio di Trento ha preso una posizione ultraconciliatoria, molto. Qua dice religione eretica, comunque la penalità è meno 20. Strano però, perché. C'è un più 5. Abbiamo preso 4 cose conciliatorie. Ma quindi la penalità normalmente è più larga di così, mi state dicendo? Normalmente non mi ricordo. Qua, ad esempio, è meno 10. Non ho mica capito. C'è anche da dire. Meno 20, dice qua. Perché la penalità per religione eretica è diversa a seconda di quei due? Ho il dubbio, non lo so. Cerchiamo di prendere il. La printing press in un'altra provincia prima di spendere tutti i soldi. Questo potrebbe farci risparmiare considerevolmente. Ah, intanto l'abbiamo già presa in altri posti. Vediamo un po' quanto costa ora. 1470, non è calato di tanto, eh? Ho visto di meglio. Continuiamo ad andare a velocità 5 perché tanto è una situazione altamente gestibile. Sto aspettando che escano i ribelli. Sto accumulando soldi, perfetto. Prendiamo anche questa inflazione, questi 50 punti. Quanto siamo messi di inflazione? 4.6, 4.06 ed è in calo. Allora va benissimo così. L'Austria ha abbracciato la printing press. Come si permettono di farlo prima di noi? Tanto fammi. Anche lo stato di Sandomierz lo voglio rendere core. Posso accettare la cultura polacca? Non abbiamo uno slot, ma ce l'avremo prima o dopo. E appena avremo quel famoso slot, accettiamo la cultura polacca, che è già il 10% del nostro development. So soldi. La Boemia ha dichiarato guerra all'Austria. Casus belli. Guerra di religione. L'hanno iniziata? Siamo riusciti a rimanere fuori, ok? Se noi dichiariamo in questo momento, entreremo comunque nel conflitto. Ci tirerebbe dentro. Dobbiamo aspettare di vedere che diamine succede in pratica. È finito il Concilio di Trento, la posizione conciliatoria, eccetera. Allora, lo so che stavo accumulando per l'embracement, ma questo mercante extra. Mi tenta troppo. Quindi prendiamo il mercante. Cioè, iniziamo a costruire il monumento a Cracovia, la grande piazza del mercato. E appunto. Gli ottomani, ovviamente, entrano sempre nella guerra di religione. Se attacchiamo gli ottomani anche. Ah, no, no. Gli ottomani non sono direttamente coinvolti. Ma la Francia sta combattendo in una guerra al loro fianco. Perché, ovviamente, la rete di alleanze è ridicola. La Russia è già in guerra contro gli ottomani. Vabbè. Facciamo sanguinare il resto di Europa mentre noi invece lavoriamo su un proficuo consolidamento. Intanto un'altra nostra provincia è stata convertita qua a Gracch in Austria, ma riformata calvinista, da un centro di riforma a Ginevra oltretutto. Va bene che qua ci sono le Alpi, ma caspita, è dall'altro lato. Va bene, capisco. Mi volete proprio. Tanto noi siamo tolleranti, a noi van bene tutti. Solito evento. Ah no, questo non è il solito. Ok, vabbè, perdiamo un cardinale, perdiamo opinione del Commonwealth. Continuano a convertirmi province. Ok, la situazione non è così brutta, dai. La verità è che con l'umanesimo ci stiamo dentro. Siamo sempre qua 125%. Allora, convochiamo una dieta. Come proposta facciamo. Una manifattura a Boroslo ci dà più uno gratis di base production, più un bonus, quindi direi che va bene la manifattura a Boroslo. Abbiamo tranquillamente tutti gli anni, sia per fare l'embracement, sia poi per riaccumulare i soldi. Ora che abbiamo tirato giù quell'armata di ribelli, finalmente uscita alla scoperta, possiamo ritirare giù la maintenance. Allora, ci sono dei rifugiati sloveni. Li accettiamo. Ah, ok, perché sono rifugiati cattolici, perché Cilli li perseguita in quanto protestante. Questo peggiora l'opinione di.
Aspetta un attimo, no, è il contrario? No, no, aspetta. Perché peggiora la... La fede cattolica troverà sempre rifugio qua. Perché la Castiglia si arrabbia, ad esempio? Ah, perché sono in guerra dall'altro lato comunque. Vabbè, questo è un po'... abbastanza pittoresco. Fammi migliorare le relazioni con la Francia che non devono mai scendere sotto 100. Intanto usiamo un po' di favore per tirare sulla fiducia, che ormai è piuttosto alta. 76. Ci trovano altamente... altamente affidabili. Che bello. Forse non romperanno più l'alleanza con noi, o forse sì. Adesso con calma mandiamo un altro diplomatico. Eccolo qua, l'abbiamo mandato. Ci stiamo consolidando tantissimo. La Polonia non ha ancora abbracciato il colonialismo. Siamo settimi, lo so. Ma adesso che abbracciamo il colonialismo, finiamo almeno potenzialmente, perché siamo più avanzati, finiremmo quarti. Davvero finiremmo quarti? Mi sembra tantissimo in realtà. Com'è la situazione in questi posti? Stiamo continuando pian piano. Ah, ma questo è in Slavonia? Avrei dovuto mettere le dito. Non mi ero reso conto che era un posto così diverso. Troppo tardi. Tra un po' arriva. Qua a Somogy sale veloce in realtà. Ed è in Transdanubia. Quindi c'è l'editto. Esatto, adesso lo prendiamo a Somogy. E una volta che è preso a Somogy, lo prendiamo anche subito in Slavonia. Anche qua a Bax in realtà guarda, però. Sempre il cuore dell'Ungheria, le terre ungheresi, la Transdanubia. Bene così. Appena abbiamo finito costerà meno di 1000 e la adotteremo. A questo proposito io faccio già la manifattura dove mi avevano chiesto. No, perché non mi ricordo dove me l'avevano chiesto. Come si chiamava la provincia? Si chiamava Boroslo. Ah, è qui sopra. È una delle conquiste in Silesia. Ok. Ora la faccio. 5 anni ci vuole, ma tanto ci stiamo rafforzando. Siamo a manpower massima? Fammi usare un po' di manpower per portare avanti la costruzione del monumento più velocemente, giusto una volta, 10.000, perché non siamo ancora... Cioè, in qualsiasi momento gli ottomani potrebbero attaccare, eh? Vabbè, gli ottomani in questo momento hanno 30.000 di manpower, ma hanno anche 200.000 uomini effettivi. E se ci attaccano adesso siamo... non rovinati, ma alla mercé dei nostri alleati, in pratica. I nostri alleati sono quelli che decidono se viviamo o se moriamo. Cerchiamo allora di reclutare un po', andare un po' più vicini a questo force limit che ha 80 comunque. Chilli ha un'altra domanda per i nostri beni? Buono per noi? Paga Chilli, paga. Posso dichiarare guerra a Chilli durante tutto questo casino della guerra di Lega? Cioè, sono tutti distratti? Entra l'Austria. Ah, non abbiamo il casus belli. Entrerebbe l'Austria. La Russia... ma la Russia che problemi ha? Però in debito non entrerebbe. La Boemia anche sta venendo devastata dalla guerra. Metto a fare... è importante per i confini, ragazzi. Lo so che dall'Austria poi non posso prendere niente. Dovrei forse aspettare... vabbè, potrei fare una pace bianca con l'Austria. Così la tregua dura solamente 5 anni. E in realtà accorcia quasi la tregua. O comunque la rende uguale. Ok, mettiamo a fare una rete di spie su Cilli. Tanto non ho bisogno di un altro diplomatico al momento. I favori con la Russia sono alti, i favori con la Francia van su e anche le relazioni sono su. Possiamo prendere un potere con lo splendore e prendiamo, perché abbiamo completato le idee umanistiche, che è una delle cose da fare. Probabilmente l'unica che faremo, magari facciamo convertici 10 province, o magari ci convertiamo noi, non lo so. Facciamo... ah, beh, questo. War score contro le altre religioni meno 25%. Quando stiamo facendo guerra a una religione diversa, quello che chiediamo costa di meno. Quindi possiamo di fatto chiedere molte più cose. È un buon potere. Anche perché molti dei nostri nemici potenziali. Guarda qua, Cilli continua a chiedere beni. Abbiamo questo evento che ci pompa la produzione di beni. E io sto per saltarli in testa e schiacciargli la scatola cranica a Cilli. Succede. C'è anche i migliori, figurarsi a Cilli. Ok. Vedo che siamo qua con l'embracement. Abbiamo finalmente la stampa a caratteri mobili in molti posti.
Molti, ma non moltissimi. Si può fare di meglio. Tipo qua su Prawn, dove costa ancora poco fare dev. Esatto, la prenderemo immediatamente ora. Tanto questi territori li volevo migliorare in ogni caso. Quindi sì, siamo un po' indietro tecnologicamente adesso, ma neanche tanto. Guarda, siamo ancora avanti. Non siamo così indietro, via. Comunque, ora che Assopron viene abbracciata, direi di non fare i tirchi. Esatto, anche perché sennò perdiamo il nostro status di Great Power. Costa ancora 1220, comunque, avevo fatto male i conti. Intanto possiamo tranquillamente fare il nostro claim su Chilli al momento. Eccoci qua. Talento straniero. Oh, però questo dà 5% di professionalismo tutto assieme. Ok, assumiamo gente dal corpo ufficiali veneziano. Sergenti istruttori veneziani. Sì. 5% di professionalismo non è male, anche perché per fare soldi io non sto facendo fare addestramento, non sto facendo fare drill alle truppe. Quindi il professionalismo per adesso è molto basso. Comunque, siamo ancora nel 1562, non è un'era dove... Via, non è grave che il professionalismo sia basso in questo momento. Ho visto di peggio. Ok, prendiamo ancora l'istituzione qui. Continuano a convertirmi tutte le province. Tra un po' diventerò protestante. Non mi partono le guerre di religione grazie all'umanesimo. Cioè, se lo Stato era ridotto così e non avevamo l'umanesimo, o convertivamo indietro a manetta, oppure eravamo rovinati. Ricordatevi sempre, o umanesimo o religione. Se siete in Europa durante la riforma, una delle due, dei due gruppi di idee dovete prenderlo. Altrimenti vi partono le guerre di religione. Fate una ricostruzione, una rievocazione storica dell'editto di Nantes. Poi vi tocca fare come delle guerre religione in di religione in Francia. Non riesco a parlare oggi? Ok. Ci siamo! Chilli deve morire. Vediamo un po' chi entra. Spero che non mi dia un sacco di aggressive expansion solo perché chilli così. Non avevo neanche tirato sulla maintenance. Fammi arretrare mentre che sa nel mentre che sale. Reclutiamo un altro generale, ottimo. 2-3-5. Quel 3 di shock non è niente male. 2 di fire ormai conta abbastanza. Non ha pip d'assedio purtroppo. Abbiamo convertito indietro una provincia, lo sto facendo prevalentemente per l'obiettivo dell'era, perché come potete vedere non cambia la nostra religious unity, perché tolleriamo le altre fedi. L'Austria... Ah, giusto, l'Austria si porta sempre indietro i suoi minion imperiali. Abbiamo fatto una sciocchezza folle, quindi. Ho fatto una sciocchezza folle? Jumpscare, ma cosa sta succedendo qua? La Russia sta perdendo di brutto nelle guerre di religione. Capisco. Adesso verremo spazzati via, quindi. Vediamo, vediamo cosa succede. Occupiamo Chilli, occupiamo l'Austria e vediamo cosa succede. Non ho fatto il conte con l'oste imperiale in questo caso. L'alleanza nemica ha quasi il doppio delle nostre truppe totali. Nuovo imperatore. Ferdinando II. Ci dicono, l'impero è trionfante. Ok. Vittoria totale per l'imperatore. La dieta imperiale ha proclamato il cattolicesimo come l'unica confessione di fede del Sacro Romano Impero. Gli elettori che seguono un'altra confessione perderanno i loro privilegi. Quindi non c'è più il seggio di Boemia, capisco. Capisco e comprendo. Ora mi fate chiamare la Francia? No, la Francia è in tregua con Chilli. Fammi indovinare, tu hai una tregua con l'Austria? Ah, no, la Russia è andata in bancarotta, ragazzi. Cioè, praticamente saranno inutili, adesso imploderanno. Ho dichiarato una guerra davvero a cuor leggero. Ci costerà tanto. A meno che non riusciamo a fare una pace bianca con Chilli. Vediamo. Sicuramente devo reclutare altre truppe adesso. Sarà assolutamente necessario. Impero cattolico, abbiamo il bonus? Aspetta, ma abbiamo il bonus anche noi? Io mica sono nell'impero. Ci sta semplicemente dicendo che c'è il bonus, capisco. La Boemia ci ha annunciato come rivali?
Pazienza. Guardate quante truppe ci sono là sopra. Adesso le andiamo a gestire. Finché sono sparpagliate, le dobbiamo andare a gestire. Andiamo su. Su così. Decisi. Guarda, Cili che sta andando a destra e a sinistra a fare i festini. Il sinodo di Zablok. Questo deve essere un evento di Flavor, forse. Ok, ci stai dicendo che la riforma, il calvinismo, credo in particolare, si sta diffondendo. Ah, ok. Praticamente c'è una connessione tra la riforma in Svizzera, Calvino, e le chiese riformate in Ungheria, che si stanno unendo. Quindi possiamo abbracciare la riforma, il calvinismo in questo caso, la fede riformata, reform, no, non protestante. Quattro province si convertono in massa. Diventa più veloce abbracciare le istituzioni in queste province, tutte queste cose qua. Oppure chiamiamo i gesuiti nel nostro paese e ci andiamo un po' secchi di controriforma. Come siamo messi? A livello puramente numerico, non abbiamo calvinisti. Cioè, questo è un evento per i calvinisti. Anche che mi cambiano quattro province, ne avremo poi cinque. Io chiamo i gesuiti. Poi magari non faccio neanche la conversione a manetta, perché tanto siamo piuttosto tolleranti. Converto solo un pochino. Ci saranno un po' di ribelli, pochi pochi. Ma tanta influenza papale in più. Tante belle cose. Pausa un attimo. Prendiamo questo, proclamiamo guerra santa, ci fa salire la manpower più velocemente, ci fa costare di meno le truppe. E voglio anche. No, per adesso non prendo nient'altro. Vanno bene queste cose qua. Ora, come ho detto, io non ho intenzione di prendere 50 missionari a botta e fare conversioni di massa. Siamo comunque piuttosto aperti a livello di roleplay. Non ne abbiamo bisogno, perché appunto abbiamo 125% di unità religiosa. Grazie alle nostre idee, alla nostra tolleranza. L'impero può fare quello che vuole. Sì, ai gesuiti gli do due soldi. Riapriamo un convento, ma cosa succederà mai? Finita la nostra tregua col Commonwealth, che è piuttosto importante. Vuol dire che possono venire a darci fastidio. Comunque, vedete, l'alleanza nemica è grossa, ma noi gli abbiamo. Vengono un po' alla spicciolata, sono gestibili. Aspetta, però. E queste truppe adesso sono a rischio perché c'è l'armata principale austriaca. Ah, si stanno radunando e diventa grave qua se si radunano. E lo stanno anche facendo. No! Mercanti? C'è un rush di mercanti. Espansione commerciale. Ci prendiamo questo 10% di efficienza commerciale allora. Sa, riuscite a riprendere sto posto per favore? L'hanno ripreso. Che devo convogliare le armate, mica per altro. Ok. Questi 11.000 sono da. No, si sono spostati. Ora sì che diventa complicato. Questi dove stanno andando? Stanno scendendo a Gorizia, perfetto. Mentre sono a Gorizia, allora ingaggiamo così. Stanno venendo su. No! Siamo in inferiorità numerica. Niente, niente. Fermatevi, fermatevi. Ritiratevi. Indovinate un po' chi ingaggiamo adesso? Mercenari! Siamo piuttosto dipendenti dai mercenari da queste parti. Chiamiamo la grande compagnia? Oh sì, chiamiamo la grande compagnia. Bene così, torniamo su. No, 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 no! Ah, quelli me li spazzano via. No, siamo arrivati in tempo. Bene così. Abbiamo tantissima manpower, eh. L'importante qua è tenere chill. Intanto le nostre province continuano a diventare protestanti. Se l'evento mi diceva vuoi diventare protestante, accettavo. È che davvero il calvinismo non aveva senso. Non esisteva quasi in Ungheria. Continuiamo a muoverci in maniera tattica, magari più tattica di così. Velocità 3. La guerra è gestibilissima. Ho una singola preoccupazione. La preoccupazione è che i polacchi ci possano vedere piuttosto deboli. Prendiamo questo più 15% di tasse, che è meglio che niente. Stiamo facendo un po' di deficit con tutte queste truppe, ma è normale, eh? È assolutamente normale. Serve un altro
Mercenario. Fammi vedere per caso se l'Austria ha tecnologia 13 militare. Possibile? No, hanno ancora 12 anche loro. Beh. Allora non mi spavento minimamente se hanno solo 12. Andiamo a gestire questi di Milhouse e Francoforte. Sono tanti? Caspita se sono tanti, ma... Come mai hanno tutto sto morale più di noi, ragazzi? 5.2 contro il nostro 4.8? Abbiamo un po' più di tattica, però. Dobbiamo ritirarci. Ok, gli ottomani hanno dichiarato i mamelucchi. Almeno il nostro fianco è controllato. Ci dobbiamo di nuovo ritirare. Per fortuna che abbiamo la manpower, va? Le lacrime per piangere abbiamo. Non lo so, fare una pace bianca con Cilia a questo punto. La pace bianca l'accettano. Però riconoscere la mia inettitudine così con una pace bianca mi sembra una cosa. Mi farò dare un territorio austriaco. Però dobbiamo fare più war score di così. E per fare più war score di così dobbiamo difenderci nel mentre che continuiamo a combattere. Coraggiosamente. Dai, che quei 20.000 sono solo 20.000. No, sono 25.000 adesso. E si stanno anche ritirando. Ovviamente. Beh, intanto stiamo assediando la capitale austriaca. Non è poco. Questi li riportiamo qua. Ok, direi, visto che siamo nel vivo di una guerra, ci fermiamo qui per oggi. Lasciatemi un bel commento. Sì, mi dimentico sempre che l'imperatore chiama tutti i suoi amici. E no, tranquilli, andrà tutto bene. A meno che il Commonwealth ci invade, in quel caso siamo rovinati. Siamo alleati con la Russia che è in bancarotta, è una Russia davvero debole e tutto sommato, tutto considerato comunque non è debolissima, ma siamo alleati anche con la Francia. Ciao ciao Francia, Francia fortissima. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!